anni, a se vedia lì la contrada nostra che passava, un frigo che ni giù lo conoscia, perché non era tanto che ci stava, e ci fu un ficcanaso che na sera gli fosse domanda chi figlio era, lo frigo rispondì con voce cupa, ma questo non lo saccio manco io, e c'è chi dice che so figlio de na lupa, pelo curato a so figlio de Dio, e quando che con vino che riotta mi dice tutti figlio de na mignotta. La 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 la. Grande, bravo. Buonasera pubblico di Villa Vitali, come andiamo? Tutto a posto? A posto, a posto, a posto. E siete tanti perché ecco non vedo, vedo seduto strisce delle lugette, anzi pure quelle del là. Simo, ecco sendo sfriglie, che è? Siete cogge patate? Mi ha detto di mettermi un microfono davanti, scusatevi, pazienza. Allora, un certo momento, ecco qua, si sente meglio? Oh, allora, dai calo pure, il vicino, andiamo avanti, ne facciamo immediatamente un'altra, perché la prima parte è musicale, no? La seconda poi dopo scende in campo anche la parte coreografica di Mazza Morelli, degli Sibillini. Salve, buonasera. Sera. La seconda si chiama Luvustu, sapete tutti quanti che è Luvustu, sì? L'Uvustu era una specie di pangera, no? Che si metteva qui tra un'anga e una dranga. E tra un'anga e una dranga ci sta anghe e altre cose. Sono stato soft, dei bimbi, Insomma. Oh, ecco, questa è la storia dei due signori che si incontrano dopo tanto tempo, un uomo e una donna, e si racconta, diciamo, come vanno le cose. Diciamo che è così la storia. A mo' ve la raccontiamo. La settandina e dopo dei tanti anni e dei servizio si sente i dolori della schiena, come se incontra in piazza o per le vie, ricorda sempre delle cose sue, e aveva pensato di quanto a ci soffria quando c'ha via l'attacchi tutti e due. Come se incontra in piazza o per le vie, ricorda sempre delle cose sue, ti avrei pensato di quanto a ci soffria quando c'ha via l'attacchi tutti e due. Ammo, essa non può più, non se la sente, e isso dice sempre, pur ma soffritto, lo gusto non lo regge, arma pennente, perché gli è stato un manco sederito. Ieri servette coppi mezzi storti, e sai che domandava curiosa, a te come te va ancora, lo porti, non pare, non ne si capisce cosa. Ma come no, però non è più adatto, sento solo lo peso dello yeso. A prima bene Dio chi a me l'ha fatto, a me porta al mondo seria lo stesso. Ma come no, però non è più adatto, sento solo lo peso dello yeso. A prima bene Dio chi a me l'ha fatto, a me porta al mondo seria lo stesso. Thank you.
Grazie. La storia soft, perché mi abbasso, perché qui dietro voi non la vedete, ma c'ho la scaletta. Non ho capito perché si chiama scaletta quando è un pezzo di carta, boh. In ogni modo, ecco, andiamo avanti velocemente, perché poi dopo di questa canzone, di questa poesia musicata, ci sarà un breve intervento con una poesia declamata. La prossima si chiama La Pace, perché le poesie di Antonio Angelelli, che poi tra l'altro l'avete ascoltato prima, no? Sulla registrazione della corrida del 6 maggio 1972, era la prima edizione della corrida radiofonica allora, che ci stava Corrado, no? E Antonio Angelelli in Dunine d'Avarrò la vinse con la poesia Lu Barbiere, che insomma penso conosce chiunque. Però Antonio Angelelli era anche un poeta che ha scritto tantissime cose, non solo umoristiche, non solo allegre, frizzanti, ma cose anche molto più serie. Ha trattato temi come l'amore, temi sociali e temi come la guerra. Tra l'altro la guerra che lui ha fatto anche. La prossima poesia musicata si chiama La Pace. Abbracciare i popoli fra loro.